Inghilterra io ho lavorato per Amazon, dove ero operation manager in uno dei magazzini robotici, dei primi magazzini robotici in Europa. Però mi sono resa conto che lì poteva farlo chiunque. Al posto mio sarebbe arrivata un'altra ragazza altrettanto volente rosa, che aveva altrettante possibilità di fare bene. Quindi ritengo che sia stato più corretto, sia per la prima regione, sia per me stessa, venire qui e mettermi in gioco in un territorio che conosco, in cui sono nata e a cui mi sento di dovere anche qualcosa. Siamo nella piana di Gioia Tauro, a 3 km dal Rosarno. Siamo anche in un posto che, proprio perché ha tanti problemi, ha anche tante opportunità. Ed è proprio così che nasce Fattoria della Piana, dalla volontà di sfruttare i problemi e trasformarla in opportunità. Noi avevamo una stalla che faceva tanto letame e tanto liquame, avevamo un caseificio che aveva il siero. Tutti questi erano materiali di scorta che noi pagavamo per smaltire. Ed è per questo che abbiamo deciso di creare un impianto di biogas. Un impianto di biogas che raccoglie, oltre ai nostri scarti da agricoltura, anche quelli delle aziende vicino. Quindi sanza di olive e pastazzo di agrumi, che prima spesso venivano smaltiti, non sempre legalmente, sul territorio. Quindi siamo riusciti a ridurre l'impatto ambientale di queste materie. Avevamo anche due stalle che erano coperte da Eternit e abbiamo deciso di rifarle coprendoli con pannelli fotovoltaici. Non è solo lo sfruttamento per creare energia, ma è una vera e propria valorizzazione dei problemi e degli scarti. Ogni giorno qui in Fattoria della Piana arrivano tanti camion che portano scarti agricoli da tutta la zona. Arriva sanza di olive, arriva pastazzo di agrumi, che sono due produzioni molto importanti per il territorio calabrese. In più abbiamo il nostro letame, abbiamo il nostro liquame delle stalle, abbiamo il siero non solo dal nostro caseificio ma anche da dei caseifici vicini. Tutte queste materie prime convogliano in un'unica vasca, in un'unica tramezza, e vengono date da mangiare, tra virgolette, al nostro impianto di biogas, dove ci sono due digestori anaerobici che, grazie all'utilizzo di batteri metanogeni che sono naturalmente presenti in letame e liquame, riescono a digerire la sostanza organica prodotta dal carbonio che è presente in tutti gli scarti agricoli e usarla per produrre biogas. Il biogas è fatto al 60% da biometano, che viene bruciato in un motore. Questo motore produce energia elettrica ed energia termica. L'energia termica la utilizziamo al nostro caseificio e quindi siamo andati a ridurre il nostro consumo e la nostra dipendenza da carburanti fossili. Mentre l'energia elettrica la inseriamo in rete e quindi è sufficiente e va a fornire 6.500 famiglie del territorio, che all'improvviso possono utilizzare energia verde, energia rinnovabile, invece della solita energia prodotta da fonti non rinnovabili. Una cosa che esce dall'impianto di biogas è il digestato, che è un concime organico perfetto per la coltivazione dei campi e che va a essere interrato nei più di 240 ettari di terreno che noi usiamo per la produzione di foraggio e per garantire la nostra filiera qui nella nostra stalla, ma va anche a concimare i terreni dei nostri soci e anche quelli di chiunque altro sia interessato all'acquisto di questo concime organico. Penso che la grande innovazione in agricoltura è la sostenibilità, quindi penso l'innovazione debba muoversi in quella direzione e creare una realtà agricola sostenibile sia economicamente sia ambientalmente, sia per tutte le persone che ne fanno parte, i lavoratori che fanno parte dell'agricoltura.